Radio Studio 95 in Calabria e Telemerito presentano Calabria Sport. Tutto sul calcio calabrese, news, approfondimenti e altro. Diretta radiofonica su Studio 95 e Telemerito, canale 632 del digitale terrestre. Bentornati con Calabria Sport, puntata speciale questa sera qui dagli studi di Radio Studio 95 e Telemelito, canale 625 del digitale terrestre e naturalmente su untacalabria.it. Puntata speciale perché l'avevamo detto a fine aprile, quando ci siamo salutati con la 25esima puntata, che avremmo fatto una puntata particolare qualora un sogno si sarebbe avverato. E infatti questo sogno, che in molti non lo volevano dire, lo tenevano per sé, si chiamava Serie A. Serie A che è stata raggiunta dal Futsal Melito Calcio a 5 femminile, e quindi è obbligo dare a Cesare ciò che è di Cesare, e quindi festeggiare in questa serata particolare al modo nostro, al modo di Calabria, con Calabria Sport, una puntata quindi speciale appunto per loro, appunto per queste ragazze e per tutti i dirigenti che in questi due anni dalla fondazione di questa squadra ci hanno creduto in questo progetto chiamato Serie A. È un progetto che adesso finalmente è diventato realtà, ma è giusto presentarvi coloro che sono gli artefici di questa avventura, di questo sogno, che vedrà il prossimo anno il Futsal Melito difendere i colori di Melito Porto Salvo, naturalmente dei comuni e limitrofi, in una competizione nazionale. Lo faremo in una puntata divisa in due parti, se così lo possiamo considerare, perché erano molte le persone e saranno molte le persone che saranno qui di lato a me, di fronte a me, a parlare di questa loro vittoria. Lo faremo partendo da quelli che sono, diciamo, le persone più importanti dal punto di vista dirigenziale, e vado quindi a presentare quelli che sono gli ospiti questa sera che sono qui con me, iniziando alla mia destra dal presidente Carmelo Laganà, che ormai è un abitué di questa nostra puntata. Buonasera a tutti. Alla mia sinistra Francesco Agostino, avvocato nonché uno dei dirigenti della società. Buonasera a tutti. E di fronte a me si trovano sia Tonino Malacrinò, preparatore dei portieri, e Mimmo Oliveri, dirigente ed ex calciatore. Buonasera. Voi appunto avete ottenuto questa grande vittoria, la vittoria che naturalmente poi sarà dato spazio anche nella seconda parte della trasmissione, è stata conquistata da queste ragazze, ma tutto naturalmente parte da un'attenta e accurata programmazione che, nonostante anche le difficoltà di cui andremo a parlare, vi ha visto protagonisti sia con la vittoria della Coppa Italia regionale che naturalmente con la vittoria degli spareggi che vi hanno permesso di andare in Serie A. Presidente, noi ci rivediamo, iniziamo naturalmente la carica più importante della società. Iniziamo a spiegare alle persone che ci stanno seguendo che sensazioni si sono provate in quel momento e cosa già vi aspetta dopo quest'estate, perché i tempi sono stretti e quindi già bisogna pensare, lasciare da parte quello che è stato il momento importante della vittoria e pensare già al futuro. Le sensazioni sono quelle che abbiamo provato tutti, perché questa vittoria ce la stiamo godendo tuttora. Ce la stiamo godendo tutti, e di conseguenza è una cosa bellissima. E noi è da due anni che facciamo la femminile, e a livello di FIGC parlo, l'avevamo programmata in tre, per dire la verità. Adesso l'abbiamo raggiunta in due anni, quindi abbiamo bruciato un pochettino le tappe, però siamo contenti perché quest'anno l'abbiamo veramente strameritata, ecco. Dobbiamo dire, per chi si fosse collegato soltanto adesso, che si può interagire in diretta con noi inviando un sms al 349 12 94 525 o telefonare allo 0965 78 15 02. Presidente, ho accennato, e poi ne parleremo anche con gli altri ospiti, dei grandi problemi, perché è giusto dare spazio a quello che è il momento importante, e poi ne parleremo soprattutto in seguito con le ragazze che sono di lì e col mister Oliveri. Ma visto che il tempo stringe, è giusto già porre l'attenzione su uno dei problemi atavici del Futsal Melito e naturalmente il calcio a 5 melitese in generale, che è quello di una mancanza di strutture. Sì, ma la mancanza delle strutture purtroppo, Francesco, non è solo a Melito, è in tutta la provincia di Reggio, in maniera particolare Melito ne risente, perché non avendo un palazzetto, una struttura sportiva adeguata per poter fronteggiare
adesso a fare la Serie A, insomma, i problemi sono ancora più amplificati. Devi tenere conto del fatto che l'impresa che abbiamo fatto con la squadra femminile diventa ancora più bella e più importante, perché l'abbiamo fatta senza avere una struttura a disposizione per poterci allenare nei giorni e nei modi in cui volevamo noi. Quindi l'impresa diventa ancora più grande proprio per questo, perché manca effettivamente una struttura adeguata. E la stessa cosa sta succedendo anche nella squadra maschile, perché noi abbiamo raggiunto la Serie A femminile, però la squadra maschile devi pensare che è da 3 anni che sta tenendo la Serie B, e di conseguenza voglio dire, i sacrifici sono ancora più ampi anche per loro, anche per i giocatori e soprattutto per noi dirigenti. È già normale, infatti il Presidente mi ha anticipato il fatto che voi, oltre ad avere il prossimo anno il calcio 5 femminile in Serie A, avrete nuovamente per il quarto anno, se non erro, il sì. calcio 5 maschile in Serie B nazionale, quindi due competizioni nazionali. La mancanza di una struttura a Medo Portosalvo, ma c'è anche il problema negli altri comuni, quindi a voi da questo fa ulteriormente, diciamo, vi dà ulteriormente forza per andare avanti, perché nei momenti di difficoltà si capisce quanto la passione verso questo sport vi aiuta appunto a mettervi in gioco. Naturalmente oltre al presidente, che siamo partiti dalla figura più importante, molto dipende anche dai dirigenti che danno una mano. Ricordo prima di tutto, visto che questa sera non sarà presente, Mimmo Franco, che è stato allenatore e l'artefice del Futsal Merito a Merito Portosalvo, quindi dà ampio merito anche a lui. Stavo dicendo, tra i dirigenti che sono appunto presenti abbiamo anche il signor Francesco Agostino, dirigente nonché anche padre del bomber Agostino, che poi avremo nella seconda parte della trasmissione. Lei è una delle new, diciamo, delle new entry di questa società rispetto ai dirigenti storici che già c'erano col calcio a 5 maschile. Come si è trovato in questa società? Senz'altro, io sono uno delle new entry, però mi permetta prima di ogni altra cosa di nominare pure Stefania Sgambellone, che è stata sempre vicino alla dirigenza ed è entrata a far parte appunto della dirigenza assieme a me, che siamo una costola della squadra di Sant'Ilario, che ha militato nel CSI, e dopodiché l'anno scorso abbiamo iniziato a fare parte della Melitese in FGC della Serie C. Niente, io mi sono trovato benissimo e non poteva essere altrimenti, visto le persone che compongono la dirigenza. Ho avuto sempre un affiatamento molto buono con tutti quanti, con Mimmo Franco, con il presidente, con Mimmo Liberi, con Tonino Malacrinò, con tutti quanti. Adesso forse mi dimentico qualcuno. E la gioia è stata grande nel raggiungere questo risultato, naturalmente, che ci eravamo prefissati l'anno scorso, anche se siamo arrivati lì per toccarlo, perché abbiamo fatto la semifinale, ma quest'anno con l'impegno e con l'esperienza più che altro siamo riusciti finalmente a tagliare questo importantissimo traguardo. Quindi appunto è una cosa molto importante, perché anche se sono new entry, è normale che ognuno ha una storia diversa, ma l'unione fa la forza, e voi l'avete dimostrato con i risultati che sono arrivati sia sul campo che fuori dal campo. Continuando quindi questa carrellata di interventi, tocca quindi all'altro dei dirigenti, Mimmo Oliveri. Ho detto ex calciatore perché naturalmente alle tue spalle hai un ampio score, diciamo, di presenza, più da calcio a 11 che da calcio a 5. Sì, calcio a 11. Che ruolo svolge all'interno di questa società? Io sono il direttore generale, però permettimi di nominare tutti gli altri dirigenti che ci stanno dando una grossa mano d'aiuto: l'altro presidente Gianluca Borruto, Salvatore Ida, che svolge la parte del tesoriere, Totò Rosaci, nonché collega dell'avvocato Agostino, che si occupa dei collegamenti con la federazione. E una grossa mano d'aiuto ce la sta dando Bruno Ida. Da quest'anno ci ha tolto molte castagne dal fuoco, come si dice. Le tue sensazioni in quei momenti della vittoria? Guarda, è stata una cosa un po' particolare, nel senso, da subito si è notato che noi eravamo la squadra migliore delle due compagini. Però ci sono state alcune ragazze che erano
tese, molto tese. Forse il loro gol ci ha svegliato un attimo. In effetti siamo riusciti a pareggiare subito, abbiamo incanalato la partita sui binari giusti, andando largamente in vantaggio. Poi a pochi minuti dalla fine qualche decisione arbitrale capovolta ha creato un po' di panico e fortunatamente è andata bene, è arrivata questa vittoria del 5-4. Ho iniziato dai dirigenti, diciamo, dalle persone delle alte sfere, per poi arrivare a chi è un dirigente, un preparatore dei portieri come Tonino Malagrino. È una delle persone che entrano in campo, anche se non durante la partita, ma nel pre-partita e anche durante, cioè, durante quei momenti in cui Tonino so che la vivi in modo molto intenso. Vedo nei tuoi occhi ancora magari il fatto che rivivi quei momenti così entusiasmanti. Assolutamente sì, è stata una sensazione indescrivibile. Io l'ho detto alle ragazze l'altra sera, sono stato felice per loro e orgoglioso del lavoro fatto assieme al portiere, a Valeria, che effettivamente ha dimostrato che il lavoro paga sempre, quindi deve essere un viatico per l'anno prossimo per chi farà parte del gruppo della Pozza al Merito. E come tu più volte mi hai confessato, in quel momento volevo essere io a giocare quella partita anche. Sì, assolutamente sì, si vuole scendere sempre in campo. Io purtroppo ho qualche problemino, qualche mezzo chilo in più, non riesco più a gestirli, però assolutamente ero stanchissimo a fine partita, sembrava che avessi fatto una maratona altro che una partita di calcio a 5. Immagino. Presidente, prima di iniziare mi hai confidato, diamoci il tour, che giusto sappiamo anche c'è un certo rapporto, che c'è qualche novità, c'è nuova sul fatto che diciamo che vi riguarda in particolar modo. Sì, noi con Gianluca Borruto e Mimmo Oliveri, prima ha nominato l'altro co-presidente, che è giusto che vengano ricordati. Mimmo ha fatto bene a nominarli, l'avrei fatto io sicuramente, ma perché non ci possiamo dimenticare neanche delle persone che l'hanno fatta nascere questa società. Parlo di Gianluca e di Dottor Rosaci, ma adesso ci sono aggiunti poi anche altre persone nel corso degli anni. Non voglio neanche dimenticare, scusatemi se ci siamo diciamo un pochettino dimenticati tra virgolette di Tito Catalano, che ha fatto il magazziniere, il factotum. Tito è una persona, uno di noi insomma, ed è con noi. Niente, volevo soltanto dire che siamo stati con Gianluca alla riunione ieri alla Lamezia della divisione calcio 5, con tutti i presidenti di Serie A e Serie B maschile e femminile, Serie A femminile. Per quanto riguarda la Serie A femminile, ti posso garantire che il movimento calcio 5, calcettistico femminile sta prendendo piede veramente. Devi considerare che un altro anno ci saranno 48 squadre, saranno suddivise in gironi da 4 gironi da 12. L'idea è di fare presto nascere anche la nazionale di calcio 5 femminile, che è quella che manca, anche perché hanno fatto una proposta per farlo diventare questo sport uno sport olimpico. E quando si arriva a questi livelli ti chiedono sicuramente di avere primo un vivaio, quindi una scuola calcio. A livello tutte le squadre di Serie A dovrebbero averlo. Poi ti chiederanno sicuramente di avere la nazionale e di avere praticamente un girone di Serie A unico, quello che vorrebbero fare, di avere poi la Serie A2, la Serie B e così via. Praticamente di farlo diventare come il maschile, perfetto. Queste sono le notizie più importanti. Per quanto riguarda invece le notizie che riguardano il Pozza al Merito, dal punto di vista organizzativo, si può svelare qualcosa? Forse non sono la persona più adatta per rispondere a questa domanda, perché non ho avuto i contatti che ha avuto il presidente. Senz'altro bisogna attrezzarsi, perché affrontare un campionato di Serie A femminile è cosa ben diversa da, soprattutto dal ministro economico, che certamente da quella di una Serie C. Si parla a livello di sponsor, a livello di
di organizzazione, a livello di tecnica da parte delle ragazze. È un altro mondo, però sono sicuro che il Melito, così come ha raggiunto questa importante meta, sono sicuro che sta già lavorando dal giorno successivo alla finale per fare un campionato dignitoso l'anno prossimo, ci si sta muovendo su tutti i fronti per poter coprire tutte le eventuali falle che potrebbero compromettere questo percorso importante. Naturalmente l'anno prossimo ci sarà un campionato di Serie A, bisognerà fare i conti con una realtà completamente diversa, con delle trasferte completamente diverse nel senso della distanza, no? Il che comporta più spese, il che comporta un'organizzazione maggiore. Però io sono sicuro che il Melito ce la farà. Io per quello che posso e che è il mio impegno, sicuramente parteciperò a pieno. E questo è l'assist per poi arrivare al direttore generale, al quale facciamo una domanda sempre in merito a quelli che sono gli obiettivi dal punto di vista organizzativo. Appunto, non parliamo della rosa perché ancora è molto presto, magari chiediamo al presidente se ci sarà, come dovrà essere, sicuramente qualche ritocco. Dal punto di vista organizzativo abbiamo detto che uno dei problemi, caro Oliveri, appunto è quello delle strutture, e si vociferava, avevamo preventivato nelle precedenti trasmissioni, che ci potrebbe essere, almeno per quanto riguarda la questione degli allenamenti, la possibilità di Boa Marina. Cosa da dirci in merito a questo? Guarda, per adesso l'unico campo sicuro è il Botteghelle di Reggio Calabria. Boa Marina, lì è una questione che deve risolvere la provincia, il campetto della provincia, quindi spetta a loro risolvere. Sembra che ci sia stato il presidente della provincia che si è espresso con note positive, dicendo che dovrebbe aiutarci in qualche modo. Da parte nostra c'è già subito il giorno dopo della vittoria della finale, ci siamo incontrati per metterci in moto per cercare di trovare più sponsor possibili. Ci siamo visti anche l'altra sera, ci rivedremo domani sera e probabilmente faremo un'assemblea aperta al pubblico se qualcuno vuole avvicinarsi a questo sport e vuole darci una mano. Abbiamo degli appuntamenti con alcuni sponsor, speriamo di concludere qualcosa, perché è difficile nel senso che siamo poche persone, io dico che siamo pochi matti a fare tutti questi campionati. Ora abbiamo anche la Serie A, la vogliamo fare, anche che ne se ne dica che in giro si dice che non scriviamo la squadra, la femminile, la Serie B. E se qualcuno pensa questo, lo dico qua in diretta, se lo può togliere dalla testa, noi le squadre le scriviamo in un modo o nell'altro, come abbiamo sempre fatto. Poi speriamo che una mano d'aiuto ce la diano i commissari, ci hanno promesso che qualcosa in qualche modo ci aiuteranno, e poi, come si dice, la speranza sarà l'ultima a morire. Però già c'è questa fiammella di speranza rispetto al passato. Sembra che qualcosa rispetto al passato si stia muovendo. Sicuramente la forza trainante è stata la Serie A della femminile. Poi c'è anche queste elezioni amministrative che ci hanno dato a alcuni sindaci, visto che eravamo commissariati praticamente in quest'area. Guarda, io non entro nell'ambito politico perché ormai... Però i sindaci possono dare una spinta in più rispetto alla normale amministrazione dei commissari. Speriamo. Per quanto riguarda la questione tecnica, qua il compito è del ministro Oliveri, di Tonino Malagrino, perché di Mimmo Franco, il compito è loro, noi pensiamo solo a cercare di trovare più sponsor possibile. È bello, stasera mi anticipate le domande, viene ancora più facile. Uno, diciamo, come preparatore dei portieri, quest'anno si è basato molto naturalmente su Ceavolo, ci sono state anche altre persone che poi le elencheremo, che sono seguite alle sue spalle, però bisogna sempre puntare sui giovani, e il Futsal Melito naturalmente anche dal punto di vista del portiere dovrà guardarsi intorno per trovare altre persone da affiancare alla Ceavolo e alle altre persone presenti. Come preparatore dei portieri, se c'è qualcosa già... che si è visto, naturalmente non svegliamo eventuali nomi perché sarebbe molto difficile poi. No, sicuramente nel corso dell'annata qualche portiere è stato già visionato, però contatti al momento non ce ne possono stare, perché prima bisogna parlare con la società, bisogna partire da un budget, vedere dov'è che ci andiamo ad allenare, i problemi logistici e quella. Sicuramente, voglio dire, dovrà arrivare un altro portiere. Ma Malagrino chi vorrebbe in squadra? Il sogno di Malagrino...
a livello femminile, guarda, non mi viene in testa nessuno purtroppo. Un Buffoni sicuramente non mi dispiacerebbe. Però mi accontento di Valeria. In ogni caso, chi si deve giocare il posto con chi verrà? Un altro dovrà venire per forza di cose. Un portiere solo non bastano assolutamente per affrontare un campionato. E poi bisogna trovare magari anche qualche ragazza molto più giovane, cioè parliamo di ragazzi ancora non maggiorenni, perché farebbe parte di quel vivaio di cui le società hanno bisogno. Sarebbe l'infa, sì, vitale per il futuro. Sì. Il mio sogno sarebbe di prendere una ragazzina e crescerla e portarla direttamente in Serie A. Quindi no, la speranza è anche di tutti. Presidente, invece qualcosa possiamo svelare dal punto di vista tecnico? Qualche acquisto già fatto, anche se non diciamo il nome? No, adesso è prematuro, come diceva anche Torino, parlare di acquisti. Non dovremmo fare dei raduni adesso e vedere che cosa c'è, che cosa ci offre, diciamo, il territorio, e poi sicuramente dovremmo potenziarla questa squadra. Ha bisogno di alcuni innesti, perché permettimi comunque di ringraziare queste ragazze che sono state semplicemente fantastiche. Non ci sono parole per poter descrivere il campionato che hanno fatto. Basti pensare, parlano i numeri, parlano i fatti. Non avete mai perso. Abbiamo fatto un campionato compreso anche la Coppa Italia senza mai perdere. Quindi noi abbiamo fatto 13 partite, 12 vittorie, compresa la Coppa Italia, ti sto dicendo, e un solo pareggio. Come è venuto il pareggio? Poi vorrei anche parlare di questo. Noi giocavamo la prima partita a Cittanova, tutti ci davano per strafavoriti, per vincere Coppa Italia, è stata questa. Sì, Coppa Italia, la prima partita a Cittanova, dopo la fine del primo tempo noi perdevamo 4-0. Questo per far capire che non c'è niente di facile in questo campionato, nessun campionato. Il fatto che siamo riusciti poi a pareggiare la partita, quindi dimostra che la squadra aveva proprio il carattere, la grinta giusta, perché già loro sapevano quest'anno che cosa volevano arrivare a ciuffarla questa Serie A, la volevano a tutti i costi, la volevamo noi, la volevano tutti. Mi hanno detto alcuni che il campionato, diciamo, quest'anno non era uguale a quello degli anni passati, che è sceso un poco di livello. Io non sono d'accordo. Io dico soltanto che abbiamo vinto queste partite perché noi eravamo veramente la squadra più forte, Francesco. Noi ti faccio pensare e ti faccio un attimo capire che l'anno scorso abbiamo perso soltanto tre partite, due col Belvedere, compresa la Coppa Italia, due col Belvedere e una con il Catanzaro. Abbiamo battuto nella fase preliminare della Coppa Italia il Catanzaro, la squadra che poi ha fatto la Serie A, che sta facendo la Serie A, qui tra le mura amiche. Per dirti che le ragazze ci hanno sempre creduto in questa famosa Serie A, la desideravano a tutti i costi. Quando abbiamo perso rispetto all'anno scorso, basti pensare che non ci sono più Ilenia Nocera e Carmela Pugliese, la Pugliese tra l'altro sta facendo con la Pro Regina il campionato di Serie A, l'ha fatto quest'anno. Di conseguenza noi non è che ci eravamo rinforzati rispetto all'anno scorso, secondo me come numero abbiamo avuto qualche diciamo mancanza da parte di queste due ragazze, che poi hanno fatto anche la storia di questa squadra nel CSI. Però i nuovi ingressi hanno dato anche quella... Sì, i nuovi ingressi, ma poi soprattutto la costanza e il carattere che hanno avuto queste ragazze, il gruppo che si è formato. Questo un applauso particolare va a Davide Oliveri, che è stato capace di creare un gruppo vincente. Loro hanno capito veramente cosa significa vincere e giocare essendo un gruppo unito, e questo è stato il segreto della vittoria finale. Però ho capito ora quando dicevano che i discorsi del presidente prima delle partite fanno piangere, cioè, si vede la passione, anche le parole dette col cuore, quindi prima di una partita, soprattutto quando la tensione è molto alta, poi queste parole fanno sfociare magari in qualche lacrima, come è successo, ho saputo che è successo anche questo. Io diciamo fanno piangere non perché io la sento in maniera particolare la partita, da un paio di... Quest'anno pochissime volte, anzi forse una sola volta sono andato in panchina, ho lasciato questo compito a Franco, a Stefania Sgambellone, che l'hanno svolto tra l'altro in maniera egregia. Purtroppo è più forte però di me. Ha portato bene. Ha portato benissimo, sarà così anche per l'anno 21.
Noi facciamo un'ultima battuta, perché naturalmente ci sono le ragazze e mister Davide che dall'altra parte scalpita, è giusto dare anche molto spazio a loro che sono gli artefici di questa promozione. Un ultimo saluto, signor Agostino, vuole fare a qualcuno in particolare un ringraziamento? Io il ringraziamento lo faccio alla Società del Merito che ha accolto me, mia figlia Stefania e tutte le ragazze del Sant'Ilario che hanno giocato e ancora stanno giocando a braccia aperte, ci hanno accolto. Noi penso di aver ricambiato con l'impegno che abbiamo profuso in questi 2 anni. Un ringraziamento va naturalmente ai tifosi che ci hanno sostenuto per tutte le partite, tutti quelli che ci sono stati vicino. Se dovessi fare qualche nome, forse farei mi dimenticherei di qualcuno, perciò un ringraziamento va a tutti. E mi consente pure un ringraziamento particolare a Mimmo Franco, che è stato il primo con i quali ho preso i contatti per venire a Melito, e poi da lì è nato un rapporto bellissimo che tuttora sta continuando. Mimmo, allora permettimi di dire una cosa prima dei saluti. Il sogno per tutta la Futsal Melito sarebbe giocare a Melito Porto Salvo. Spero che prima o poi sia vero. Io non sono di Melito, sono di Condofuri, però è da 25 anni che prima ci ho giocato, adesso ci lavoro e mi considero un cittadino di Melito Porto Salvo. È un peccato avere una squadra in Serie B, la femminile in Serie A, aver fatto i playoff con l'Under 21, con l'Under 18 arrivati in semifinale, correggimi Presidente se sbaglio, dovremmo fare anche la scuola calcio, e sarebbe una cosa eccezionale giocare a Melito Porto Salvo. Forse c'è gente che non capisce che sarebbe anche un indotto commerciale per tutto il paese, perché dovrebbero arrivare a Melito Porto Salvo almeno fra femminile e maschile 28 squadre. E come veniamo ospitati noi quando andiamo in trasferta, le squadre che vengono a giocare, speriamo, a Melito Porto Salvo, andrebbero a portare oggi come oggi linfa commerciale a ristoranti, alberghi, bed and breakfast, quello che c'è a Melito Porto Salvo. Speriamo che questo faccia muovere qualche commerciante che ci venga in aiuto, e speriamo di farcela. Speriamo che oltre il sogno della Serie A e femminile, della Serie B maschile, ci sia anche un sogno del palazzetto Melito Porto Salvo. Speriamo. Che grazie di niente. Buonasera. Tocca quindi ora al Frato dei Portieri in attesa di Buffon al femminile. No, innanzitutto ringrazio la dirigenza che mi ha voluto con loro questi 2 anni. Merito calcistica tutta, ho vissuto la cavalcata alla seconda categoria a calcio 11 in eccellenza, adesso questa, stiamo parlando, ricordo a tutti i miei tesi, di Serie A, non di Bruscolini. Grazie. Un'ultima battuta al presidente, veloce però. Niente, io vorrei chiudere ringraziando gli sponsor che ci sono stati vicini in questi anni, ma soprattutto voi che continuate a fare formazione a livelli eccezionali, grazie. Io ringrazio tutti voi che siete stati anche stasera qui, ci avete dato questa opportunità di poter parlare di questo sogno chiamato Serie A, che tra poco continuerà con i volti femminili e anche quello maschile del mister. Ringraziamo quindi il presidente Carmelo Laganà, il dirigente Francesco Agostino, il preparatore dei portieri Antonino Malacrino e il direttore generale Mimmo Oliveri. In bocca al lupo per questa nuova stagione, e ora diamo spazio quindi ai veri artefici di questa, coloro che sono scesi in campo. Quindi tra poco, dopo questo break, saremo in studio con il mister Davide Oliveri e con le ragazze del Futsal Merito Calcio 5 femminile, una squadra da Serie A. A tra poco. Ritorna qui in studio con Tacalabria Sport, puntata speciale, sempre col Futsal Merito Calcio 5 femminile, una squadra, come l'abbiamo considerata, di Serie A.
fino a pochi istanti fa c'erano i dirigenti di questa società, e naturalmente ora spazio a coloro che hanno sofferto, hanno sudato, si sono allenate e finalmente hanno conquistato questo sogno, sogno chiamato Serie A. Vi presento come le persone che vi avevo già annunciato, ma magari qualcuno si sarà collegato soltanto adesso, iniziando dal mister Davide Oliveri. Buonasera. Almeno non sono l'unico maschio qui presente. E poi abbiamo il capitano Patrizia Crea. Vice capitano, buonasera. Vice capitano. Stasera non c'è Francesca Iaria. Scusate. Prego. Scusate. Prima volta l'ho vista con la fascia, quindi penso, ok. Il vice capitano Patrizia Crea. E tutte le ragazze qui di fronte, abbiamo Serena, Pamela, Elena, Monia, Adriana e Valeria. Salutate, ciao. Anche un saluto, anche se, non anche se non volete rispondere alle domande che magari faranno ora qui in diretta. Allora, ricordiamo che per chi volesse interagire con noi può inviare un sms al 349 12 94 525 o telefonare allo 0965 78 15 02 e fare tutte le domande possibili, sempre naturalmente quelle lecite, alle ragazze che non aspettano altro che rispondere alle nostre e alle vostre domande. Leggo prima di tutto quelli che sono gli sms che sono arrivati diciamo, prima che voi entraste qui in studio. Chi è la giocatrice più forte? Secondo messaggio dice, allora, con Giordano in campo, quindi Monia Giordano, che è già il microfono e quindi risponderà a questo messaggio, no, in campo non avrete scampo, forza Futsal Melito. Il terzo messaggio, bene, bravissimi tutti e tutte, ma ringraziamo per tutto questo anche non dimentichiamoci Lenia Nucera, visto che nessuno ringrazia per ciò che ha fatto. Già il presidente prima, Carmelo Laganà, ha ricordato le persone che hanno fatto parte di questa società, tra cui anche Lenia. Può scappare qualche nome naturalmente, aiutatevi tra di voi per vedere chi è che magari può scappare, come qualcuno dice, capitano, vice capitano, è già pronta lei. Pum. È arrivata una telefonata, attenzione, da un attimo una telefonata, mettiamo le cuffie, proviamoci i capelli. Pronto? Ci ha detto a Davide che i capelli ci mancano. Un bocca al lupo ragazzi, è Tito Catalano sono. Buonasera Tito, come va? Tutto bene? No, i capelli miei si spasciavano, non quelli delle ragazze. Ciao Tito. Come va? Tutto Tito, bene? Ciao. Prima il presidente vi ha fatto anche i complimenti per questa annata straordinaria in cui tu hai fatto il factotum, il magazziniere. Che sensazione hai provato Tito in quel momento? Bellissima. Una sensazione che vorresti riprovare il prossimo anno in Serie A? No, mi dimetto. Ah, ti dimetti? Sì, come al solito. Ah, come ogni anno ti dimetti, così le ragazze fanno più risultati. Sta salutando anche le ragazze, non ci posso sentire, sta salutando tutte voi che siete qui presenti. Tito, qualche domanda particolare a qualche ragazza? Vabbè, Serena, poi c'è Agostino. Sì, ti salutano tutte. Ok, grazie Tito. Okay, grazie per averci seguito. Una buona serata e complimenti ancora anche a te. Ciao Tito, buona serata. Ecco, abbiamo parlato anche di dirigenti prima, abbiamo anche citato naturalmente Tito Catalano, uno di voi, uno di noi, il vostro factotum. Stavamo dicendo, partiamo prima di tutto dal mister, quindi diamo spazio agli uomini per essere galantuomini e poi arriverà il vostro momento. Vi aspettiamo al varco. Ancora un'altra telefonata. Questa sera boom di telefonate. Nel frattempo facciamo una domanda. No, un attimo. E vediamo la regia, ci fanno segno di un'altra telefonata. Ok, mettiamoci le cuffie, vedi che si. Esperto. Pronto? Pronto, Ciccio Peppe Meduri. Buonasera Peppe Meduri, come va? Tutto bene. Tutto a posto. Io volevo. Tutto bene, tutto a posto. Ho telefonato per fare i complimenti a tutte le ragazze, ai dirigenti, un po' a tutta la società e alle famiglie delle rispettive ragazze che sono state molto vicine a loro. Li ringrazio per quello che hanno fatto e spero, naturalmente volevo solo ricordare l'impegno del presidente della provincia che ha manifestato anche sui giornali oggi, sarà vicino al futsal calcio a 5 femminile. E speriamo che molto presto possa arrivare questo benedetto palazzetto dello sport. Sì, che ormai è un sogno più difficile di conquistare una Serie A. Però la Serie A l'abbiamo conquistata, ci manca il palazzetto per coronare tutta questa avventura.
Diciamo che forse è più difficile fare il palazzetto dello sport, perché ormai la Serie A è diventata una realtà e non è più un sogno, e di questo naturalmente va dato merito sia alla società ma soprattutto a queste splendide ragazze. Sì, sì, infatti quello che abbiamo detto già prima è ribadito più volte, infatti le ragazze anche per questo volevano venire questa sera qui in studio per esprimere e ringraziare tutte le persone che sono state sempre loro vicine. Giuseppe, e ora noi ringraziamo anche te per questo intervento, a dimostrazione anche del fatto come non soltanto l'impegno delle persone che vanno in campo, della società, ma anche tutte le persone che cerchiamo di stare accanto a loro può permettere di ottenere ulteriori risultati. Grazie ancora Giuseppe, una buona serata. Una buona serata a te e a tutti, grazie. Ciao, buona serata. Ok, seconda telefonata, vediamo se riusciamo a fare questa domanda fatidica al mister di Serie A. Mister di Serie A, va bene, mister, qualche cosa in particolare? Tu ormai sei avvezzo, visto che da giocatore hai militato in campionati di Serie A anche maschili, in attesa di mettere da parte gli scarpini da calciatore e fare solo il mister. Ci passerà del tempo. Passerà del tempo. qualche ringraziamento particolare da fare a qualcuno in particolare? Ora direi tutto, conoscendo direi no, ringrazio tutte le persone. No, sì. No, in particolare no, però ringrazio tutti, cioè ora mi rifaccio, ecco, ritorno al messaggio, non so, ecco, chi l'ha scritto per quanto riguarda Ilenia Nucera o magari arriverà qualcun altro per altre ragazze. Però io come ho ringraziato in finale di Coppa Italia le ragazze che sono mancate, l'ho fatto anche al termine del campionato, magari non nominandole singolarmente, però ho ringraziato tutte, dalla prima all'ultima, tutte quelle che hanno fatto parte di questa squadra, quelle che hanno giocato e quelle che non hanno giocato. Tutto qui. Passiamo a livello di esperienza, diciamo, in questa squadra. Andiamo col vice capitano Patrizia Crea, mi scuso nuovamente col capitano. Era per essere precisi e giusti. Vai da sola, vai, ruota libera. Visto che dobbiamo dirlo, hai impegni istituzionali che tra poco... Sì, io tra poco devo scappare. Niente, io non posso che esprimere veramente la felicità che abbiamo provato il giorno in cui per noi si è realizzato quel sogno che abbiamo rincorso per 2 anni tutte insieme, nonostante i sacrifici che abbiamo fatto, allenamenti duri, siamo sempre rimasti uniti e compatti sapendo cosa volevamo, quindi a testa bassa ci siamo soltanto allenati per il raggiungimento di questa Serie A che noi riteniamo di aver meritato pienamente. Sappiamo che ora la strada si fa sempre più difficile ed è in salita per tanti motivi, non soltanto per gli impegni calcistici ma anche per il palazzetto, per una serie di sacrifici che saremo portati a fare, però intanto ci godiamo il momento, e il momento lo abbiamo ottenuto sicuramente con tutte le ragazze che hanno giocato quest'anno, con tutte le ragazze che ci sono state negli anni precedenti, l'anno scorso in particolar modo, eccetera. Però ogni persona è stato un tassello fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo, che è un obiettivo che non si caratterizza, o comunque non evidenzia una persona o comunque mette in evidenza un giocatore piuttosto che un altro, ma in realtà ognuno è stato parte integrante ed è stato fondamentale per il raggiungimento di questa Serie A. E quindi noi siamo contentissime, ce la stiamo godendo veramente tanto, e la cosa che più io in questo momento dici tu, abbiamo scherzato un poco sul capitano e vice capitano, ti dico questo, che la felicità più grande, probabilmente tu dici la persona matura eccetera, è vero, io nello spogliatoio l'ho vissuta in particolare questa squadra, perché come ogni, non parlo dell'aspetto tecnico perché c'è il mister, non parlo del palazzetto perché c'è la dirigenza, ti dico dello spogliatoio, l'ho vissuta in maniera particolare perché abbiamo affrontato tante cose insieme, non sono tutte rose e fiori, anche momenti nello spogliatoio tra le ragazze, chi gioca di più, chi gioca di meno, ma noi anche in questi momenti abbiamo dimostrato di essere un gruppo, una squadra, che comunque siamo rimasti compatti, e chi è rimasto ha lottato fino alla fine.
In certi momenti ti viene lo sconforto anche per un qualcosa che succede, però noi non ci siamo lasciati prendere da nulla, ti ripeto, a testa bassa, tutte compatte ad aiutarci. Uno sbagliava, l'altro cercava di aiutare, mai a rimproverarci nulla, ma semplicemente a lottare per il raggiungimento della Serie A. Alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi siamo veramente contentissime, non potevamo volere di più. E non è un discorso preparato, visto che le domande non le prepariamo prima, visto che vai a braccio, naturalmente lo sappiamo. Io dicevo, matura in quanto da tanti anni che tu militi in questa società, prima quando giocate nel CSI o nel Futsal Medio. Sì, io ho sempre giocato in questa società, sono 7 anni che ci gioco, per cui insomma per me ovviamente il risultato maggiore l'ho ottenuto quest'anno con la Serie A e col campionato di FIGC, ma certamente non posso dimenticare le gioie dell'aver vinto il campionato di CSI, magari con un'altra rosa, con altre ragazze, altri mister eccetera, però parliamo del successo attuale, per cui siamo contenti di questo. Il mio ringraziamento particolare va al mister, che io apprezzo molto, perché tatticamente ci ha preparato veramente bene, è stato una persona in gamba, perché reggere e dirigere una squadra femminile non è facile, lo dico sempre, e lui è stato all'altezza del compito dentro e fuori dal campo. Noi Patrizia ti ringraziamo e ti facciamo andare, perché sappiamo che grazie è un impegno. A tutti, tanto vi lascio in buone mani, perché ci e sono il tuo posto lo prende naturalmente Elena, che sta buona continuazione e buone serate a tutti. Okay, ciao, grazie, ciao. Elena, vieni qui di là da me. Nel frattempo, naturalmente, la parola passa ad una delle persone che sono state citate nel messaggio, naturalmente, Monia Giordano. Il messaggio lo ricordiamo al 349 12 94 525, diceva: con Giordano in campo non avrete scampo, forza Futsal Medio. Tu Bonia naturalmente sei una delle altre persone che da tanti anni militano in questa società, come ti sei sentita quando l'arbitro ha emesso il triplice fischio finale e quindi tutte voi avete iniziato a gioire per questa vittoria? Un po' felice come tutte le mie compagne. Ringraziamento in quel momento ti è andato a una persona a cui hai voluto pensare, a un gruppo di persone, a tutti, poi hai pensato solo a te stessa, a tutta la mia squadra, no a tutti. Tu che ruolo svolgi all'interno della squadra? Cioè, qual è il tuo ruolo in campo? Quando giochi? Io dipende, sulla fascia, attaccante, dove capita. Anche tu il jolly, è uno dei jolly della squadra. Jolly, Monia, sì. Credo anche una delle persone che tengono più amalgamato il gruppo. Sì, no, infatti prima ti dicevo questo, io ringrazio in modo particolare le ragazze che magari ho impiegato di meno, che nonostante ciò, ecco, si presentavano sempre all'allenamento col sorriso sulle labbra, impegnandosi sempre al massimo e mantenendo vivo l'allenamento e diciamo l'armonia all'interno dello spogliatoio. E Monia è una delle ragazze che ha fatto questo. È arrivato a tal proposito un messaggio per il mister, dice: l'affascinante mister Oliveri non mi sta simpatico. Quindi ringrazio, ecco, chi ha scritto questo. Non si messaggio. Sa se è donna o uomo, quindi però no, non fa niente. È simpatico dal punto di vista calcistico, lo mettiamo da questo. No, ma infatti il bello di questo sport e di tutti gli sport è accettare i complimenti e le critiche che ti fanno crescere. Cioè, è una persona proprio profonda. Allora, uno dei punti di forza, perché è normale che in una squadra vince il gruppo, però è normale che c'è magari qualche persona che più partendo dal portiere per finire al pivot, magari ha qualche ruolo, o magari, cioè, il portiere deve parare gol, l'attaccante deve fare più gol, no? E naturalmente il vostro bomber in campo è lei, Elena Agostino, è arrivato il tuo momento. Tu sei una delle new entry, come tuo padre prima, sì. Sei una delle persone che siete entrate e vi siete ben integrate all'interno di questa società. E tu sei una persona che parla poco ma segna tanto. Beh, l'importante è che si sono i gol. Sì, sono entrata l'anno scorso, questo è il secondo anno, però comunque con la squadra mi sono trovata subito benissimo, le ragazze sono tutte fantastiche e anche come la società, quindi siamo un gruppo molto unito e... cioè l'importante è anche questo, stare uniti in campo e fuori dal campo. Tu sei anche, oltre ad essere uno dei punti di forza di questa squadra, sei anche una delle più giovani. Sì. E sei stata anche convocata e partecipato, correggimi, al trofeo delle regioni con rappresentativa della Calabria, giusto? Sì, giusto. Quindi tu stai bruciando le tappe in attesa magari che ci sarà quella possibilità di fare una nazionale femminile e quindi potrai partecipare. Cosa provi quando scendi in campo? Per me è così naturale che ogni volta che scendo in campo è sempre una sensazione nuova, cioè più divertimento, è una cosa naturale che provo, quindi è un giocare quasi spontaneo.
È arrivato un messaggio per te, vedi, non soltanto poche parole, molti gol, che quindi la cosa di cui penso che ognuno all'interno di una squadra, di una società è contento, quando sono persone che credo che forse tu gli hai creato quasi nessun problema al mister all'interno di tutta l'annata. È arrivato pure un messaggio, grande Agostino, vedi, arrivano anche questi tuoi fans che ti mandano questo messaggio. Obiettivi futuri personali della squadra? Fare bene naturalmente il campionato e divertirci come questi due anni. Bene, stavo dicendo appunto, Elena, che i punti di forza sono soprattutto quelle persone che scendono in campo e che naturalmente si mettono in mostra. Prima abbiamo avuto anche Tonino Malagnò, che è il preparatore dei portieri, e abbiamo posto l'accento su quelli che sono stati Piplet, usando questo parolone inglese appunto, che hanno ben giocato. C'è stata una persona che è sempre che è stata titolare, che la Trocchi di fronte, che smania dalla voglia di intervenire, che è Valeria Ceraulo, e poi anche ricordiamo le altre ragazze che giocano in porta come te. Sì. Partiamo dalle colleghe per poi dire come ti trovi in questa squadra e cosa vorrei fare il prossimo anno. Allora, io gioco da 2 anni a calcio, più che altro, e da 2 anni che gioco in questa squadra. Le mie 2 colleghe sono state Carmela Pugliese e Giovanna, ricordo, aiutatemi, Fedele. Ovviamente per scelte loro non hanno potuto aderire a quest'anno calcistico, e soprattutto Giovanna ha avuto un infortunio e quindi non ha potuto partecipare. E Carmela ha fatto un'altra scelta e ha aderito a un'altra squadra. Io, tra tutte le mie compagne con cui mi trovo benissimo, ringrazio tutte, sia per gli anni passati che per l'anno futuro che dovrà arrivare. In particolare vorrei ringraziare Tonino, perché mi ha seguito, ed è grazie a lui che ho raggiunto parte di questo obiettivo, perché mi ha aiutato a migliorare sia calcisticamente che come persona, e spero che il prossimo anno ci sia sia io che lui. E meno male che ti è ritornata la voce, visto che prima avevi questi problemi così tipo, sei riuscita a intervenire. C'è stata Donatella pure. C'è anche stata Donatella. Ma nell'emozione gioca anche questi brutti scherzi, infatti l'abbiamo detto già in premessa e l'abbiamo ripetuto dopo la pausa. Qualche nome può scappare, ci può essere qualche errore, ma è normale, non è da tutti i giorni trovarsi qua col microfono in mano, come succede anche a un'altra delle veterane di questa squadra, che è Serena Pulitano, che subito dopo si è presa il microfono quasi istinto, come se sentisse questa chiamata. È passato il microfono. Serena, è arrivato il tuo momento. Tu sei, come vi ho detto, come c'era prima Patrizia, come Francesca, come Serena, per quelle persone che giocano insieme da sette anni. Almeno da 7 anni. Sì. Finalmente è arrivato questo obiettivo che magari 7 anni fa nessuno avrebbe pensato. 7 anni fa noi lo vediamo come un sogno veramente irraggiungibile. Nel giro di 2 anni invece abbiamo fatto passi avanti grazie al mister, grazie ai risultati che abbiamo raggiunto in tempi, si può dire, brevissimi. E insomma, veramente andando sempre avanti e superando difficoltà dal campo, agli allenamenti, agli orari di allenamento, insomma, siamo riusciti alla fine a raggiungere questo obiettivo. Obiettivo chiamato Serie A, quindi un altro anno ci saranno gli impegni ancora raddoppiati. Sì, diciamo che adesso inizia la parte veramente più impegnativa. Fino adesso ci siamo impegnate, ma diciamo l'anno prossimo sarà ancora più duro. E conoscendo il mister che vi ha fatto allenare anche nelle festività e anche a Capodanno, ora che arriva la Serie A, praticamente possiamo immaginare cosa c'è. Forse la domenica sera potrete uscire dalle se non le trasferte, forse, non so, solo forse. Quando giocherete in casa, perché le trasferte forse saranno lontane, sarete stanche. Nemmeno la domenica ci resterà. Ragazzi, a turno parlerete tutti, no? Visto, poi passare il microfono a Pamela, che la trovi lì. Pamela, anche tu hai iniziato l'anno scorso, giusto? 2 anni fa? No, 6 anni fa. 6 anni fa, ok. Stasera le sto beccando tutte. 6 anni fa, però non avresti mai pensato di arrivare con un microfono in mano in diretta con questa trasmissione. No, non ci tenevo. Non ci tenevi, ora, però chi è ben inizia è a metà dell'opera, quindi ora è iniziato, sai, prossimo anno che in Serie A sarà una cosa normale, quasi di tutti continua i giorni, soprattutto se si gioca bene, quindi non so vabbè, se... Ma passerò il microfono a qualcun altro. Cosa hai da dire su questa squadra, sulle tue compagne? Attenzione a quello che dici, che mai sono quelle più grandi che poi menano. Niente, mi hanno accolto 6 anni fa, è stata una grande squadra, un grande percorso che comunque mi ha portato a crescere sia a livello calcistico che umano anche. Ho un grande rapporto con tutte le mie compagne, che ringrazio per essere qui con me, io con loro, e il mister anche, che mi ha dato fiducia. E niente,
e i miei che mi portano comunque ad allenarmi, a giocare. Soprattutto tua madre. Soprattutto mia madre. Non si perde un allenamento e una partita. No. E allora si verrà magari le trasferte al seguito della squadra. Magari. Nel frattempo sono arrivati un paio di messaggi al 349 12 94 525 che li leggo. Oliveri, ciao da Nunzio Manti, lo salutiamo, ricordiamo il portiere, uno dei portieri della squadra maschile. Poi leggiamo gli altri. Non so che è più bello tra i riti Oliveri. Batte Oliveri al fascino del mister. E poi un saluto, fa pure il rima questa qua, Elena. Un saluto da Bovalino, forza merito, grande Agostino. Ok, questi sono arrivati i messaggi. E naturalmente, Pamela, chi dovrei passare il microfono adesso? Chi tocca? Adriana. Adriana, anche tu sei una di quelle persone che quando mi hai visto prima di iniziare la trasmissione, voglio intervenire, dammi il microfono, fammi molte domande perché voglio apparire. Tu da quanti anni è che sei in questa squadra? 4 anni. Vedi che anche l'assistenza della collega che ti alza il microfono, ormai è pure lei, un abituè dei microfoni, il prossimo anno interviste a Gogo. Come ti senti dopo questa vittoria? Cosa hai provato in quel momento? Vabbè, è stato bellissimo. Non è da tutti arrivare in Serie A. Cioè, proprio poche parole concise. E il giorno dopo che hai fatto? C'è ancora eri sulle nuvole? Non avevo voce il giorno dopo. Ero proprio... Hai fatto l'ultra? Sì. Ah, ok. Ma nei momenti in cui prendevate gol, perché può succedere, ce l'avevate col portiere? Sì. Io non ho visto la partita, sincero, però di solito quando ci sono le belle parate, complimenti portiere, basta un errore in una partita. Sì, era colpa sua. Poi ci pensa Agostino a segnare. Sì, qui siamo a posto. Ricordiamo, la finale è stata contro il CUS Cosenza, avete vinto 5-4, sì. I gol sono stati tripletta tua, tanto per cambiare. Sì. Gol di Virginia Valalà. Quindi dobbiamo nominare anche le ragazze che non sono presenti questa sera. E gol e Patrizia Crea, che è impegni istituzionali, sei vice capitano, quindi deve rappresentarci anche fuori l'estero. Ricordiamo anche le altre persone che stasera non sono presenti e che fanno parte della squadra. Abbiamo nominato prima i portieri, da Donatella, Carmella Pugliese, che è Giovanna Fedele, Virginia Vadala, l'ho detto io, Francesca Ieria, che è il capitano, Rossana. Ilenia, poi? Roberta. Fortunata, Michela, Flavia. Poi ci sono state pure Mirella, Debora, Sara. Ricordatevi, ci dimentichiamo qualcuno? Abbonati due. E naturalmente c'era un mister soltanto che i capelli non ce l'aveva all'inizio, non li sono cresciuti neanche dopo, quindi non li possiamo dire... che li ha persi apposta per questo. Rispetto al messaggio di prima, che è più bello tra i riti Oliveri, naturalmente era un altro messaggio. Tra i riti Oliveri io preferisco Elena, sei bellissimo. Vogliamo sapere anche chi ha mandato il messaggio, così si firma. E... tuo padre è ancora fuori, sì. Mister, ora ok, divertimento, grande euforia, grandi riconoscimenti che prenderete anche nei prossimi giorni. Ma già bisogna pensare al futuro, e mentre i dirigenti hanno l'onere e il compito di trovare un campo, di trovare gli sponsor, quindi una cosa non di poco conto, tu dovrai già pensare a quelli che saranno gli obiettivi futuri e come bisognerà rafforzare naturalmente questa squadra, perché la Serie A è una competizione nazionale dove ci sono anche squadre che da anni ne militano, sono magari vincitrici di questo, quindi bisogna fare degli interventi anche con quello che sarà il budget della società, però mirati a rafforzare questo gruppo naturalmente, che punterà naturalmente alla salvezza. Sì. Partendo dal portiere, quanti ingressi ci dovranno essere in questa squadra? Quante persone dovranno rafforzare questa squadra che già di per sé è forte? Ma guarda, ti dico che tutte le ragazze saranno riconfermate. È normale che. E quindi stasera non le prende. È normale che bisogna integrare e rafforzare l'organico, perché la Serie A è un campionato di livello differente e molto più impegnativo. Noi cercheremo di organizzare almeno questa è l'idea, di organizzare dei raduni dove poter visionare qualche ragazza che magari secondo le mie idee e le idee degli altri tecnici della società abbia le potenzialità giuste per poter fare bene in questo campionato. Quindi invitiamo apertamente chi volesse partecipare a questi raduni di farsi sentire.
E noi invitiamo anche, leggendo il messaggio che è arrivato, al mister che deve mettersi a dieta. Vabbè, non penso più vabbè dai, ora ad agosto quanto vai? Un mese libero, un mese e mezzo, poi ad agosto inizia la maschile, la femminile, è finita. Cercheremo di... Anche se molti scommettono che le tue presenze con la maschile diminuiranno, perché uno se non può fare tutto. Non mi pronuncio. Elena, com'è il mister? No, il mister... Puoi dire tutto, tranquilla, sei stata confermata insieme alle tue compagne stasera, quindi... No, è dall'inizio dell'anno e anche dall'anno scorso che dico che il mister non si cambia, quindi... Certo, è vincente, il mister vincente non mister si cambia. Il mister vincente non si cambia. Ormai il primo anno in Serie A appena va qualcosa male, se ve lo volete giocare abbiamo la scusa. È giusto anche questo. Voi ragazze che avete continuate a parlare rispetto a qualcosa, naturalmente la parola passa a Serena, che è la più grande di quelle presenti lì. Serena, che appello hai da fare? Qualche appello particolare, perché naturalmente ci sono momenti difficili, momenti facili all'interno di un'annata, poi arrivano le vittorie e mettono da parte tutti i momenti difficili, si ricorda soltanto il bello, anche le strigliate del mister si dimenticano, che è normale che ci siano. Però, come abbiamo detto, il Futsal Medio deve fare conti sia col problema dello stadio, anche magari con l'attaccamento alla maglia da parte dei tifosi, che potrebbe sempre essere superiore. Cioè, abbiamo un numero di persone che ci seguono, magari vogliamo che ce ne siano ancora di più. Hai qualche appello da fare in particolare rispetto a questo? No, noi sappiamo che ci attenderanno molte difficoltà nell'affrontare questa Serie A, però siamo molto fiduciosi, perché sappiamo insomma che abbiamo alle spalle una dirigenza che ci ha seguito costantemente in questi 2 anni e che adesso anzi farà veramente il possibile per aiutarci. Beh, non so, hai pensato a un fan club per te, tipo di persone che vengono a seguirti la partita e si mettono con lo striscione? I nostri tifosi sono tanti e continueranno a seguirci senz'altro. Ma sicuramente Ammonia, se li date in panchina anche i tamburi, si metterebbe anche a suonare. Perché... No, abbiamo fatto un complimento prima dicendo che sei una delle persone che tengono più unito il gruppo. Classico uomo spogliatoio nel calcio maschile, la donna spogliatoio. Non è niente di particolare, è un'espressione normale. Ricordiamo il mister. Il microfono è fatto. Il microfono è fatto. No, scusa, Beretta, sei una persona allegra. Tengo a dire che Monia è una delle poche che è sfruttata in più ruoli. È il jolly universale. Però la cosa bella è che dopo queste parole è diventata rosso come il colore delle unghie, quindi già fa caldo, okay. È arrivato nel frattempo un altro messaggio, perché ormai il mister, penso, prima di venire qua ha fatto pubblicità e quindi sì, tanta gente lo sta seguendo. Mister, li hai mai avuti i capelli? E ti posso difendere io, c'è una figurina di quando eri giovane. Qua, quando giocavi in Serie A anche tu, in cui avevi i capelli. Evidentemente le ragazze. Poi colpa delle ragazze quando hai pensato di fare il mister della squadra femminile e anche di quella maschile. Queste sono le coppe, naturalmente, che quale possiamo vedere, che voi avete conquistato quest'anno. C'è da una parte una coppa che riguarda il, leggiamo subito, primo classificato, Coppa Italia. E poi abbiamo l'altro che magari non si può vedere, non si vede l'inquadratura, ma la spostiamo. Eccola qua, perché aspetta un attimo, la mettiamo qua da qualche parte. Ce la facciamo, ok. Questa è la vittoria del campionato. Quindi avete queste due coppe che vanno ad unirsi ai tanti riconoscimenti avuti, da cui anche quello che abbiamo detto prima, Elena, della tua convocazione nel trofeo delle regioni, convocazione nazionale, dove anche alle selezioni aveva partecipato, se non sbaglio, Valeria, che non vuole parlare ma vuole parare, quindi già è una cosa importante, che è la cosa che più interessa al mister. Se tu segni e lei para e le altre fanno quello che devono fare, il risultato è fatto. Si gioca in 12 e si vince in 12 e si perde in 12. La cosa bella di mister Rivera è questa, che ci sono quei mister magari che sono calmi, e sono quei mister che gridano, che magari a volte ingiuriano anche i compagni. Lui invece in campo, cioè quando, come quando gioca, magari da giocatore qualche parola la dice ai compagni per spronarli. Quando invece fa il mister lo vedi calmo. Però se dice le cose le dice quando arriva in panchina, si gira magari uno sguardo, qualche parola così. Il problema è che se la squadra non gioca bene, si sente quando va negli spogliatoi. Esatto. E infatti poi voi tante partite, il primo tempo sembrava che dormivate, come può succedere, perché magari si scende col piede sbagliato, gli avversari sono più forti rispetto a quello che pensavate, giocano un modo di, hanno un modo di giocare diverso,
Poi dopo gli spogliatoi si vede che c'è il cambio, sono le paroline magiche, mentre il presidente vi dà le paroline magiche nella partita e vi fa piangere, il mister dà le paroline magiche e vi fa piangere pure, se poi non si ottiene il risultato, però 12 vittorie, un pareggio in una stagione, record su record. Pareggio in Coppa. In Coppa, stato. 4-4, perdevate sì. 4-0 contro il Cittanova. La che prima partita di Coppa Italia a Cittanova è stata, sì. Che è una squadra di cui sicuramente sentirà parlare in futuro, perché è fatta tutta da ragazze, sì. Forse hanno massimo 20 anni. Molto giovani, sì. E mi ricordo che c'era una ragazza che anche giocava, faceva il doppio passo, quindi è una cosa molto importante. Allora, Adriana, sei bellissima e ti vogliamo sentire parlare ancora. Vogliamo sapere chi ha mandato questo messaggio. No, so. No, neanche noi lo sappiamo, vogliamo sapere, firmati, chiunque tu sia. E l'altro messaggio, ancora. Ma perché quando era giovane mister Oliveri, ora è vecchio, comunque mister trattale bene. Quindi poi magari prendiamo il numero di telefono e vediamo di chi si tratta, sarà un uomo sicuramente. Sì, sì, già immagino chi sia. Di questo. Ragazzi, manca ancora pochi minuti, la prova la stiamo quasi superando, quindi è più facile di quello che avevate preventivato. Pamela mi dice di no, perché no Pamela? Prendi il microfono e rispondi, perché non sembra facile questa tua... Fa caldo con me. Vabbè, fa caldo, però questo che fa? Fa diminuire la tensione, perché magari se faceva freddo e tu anche presa dalla tensione non riuscivi in qualche modo, non riesco a vederti, ti rigidivi, quindi grazie per l'assistenza, ti rigidivi, quindi non sapevi neanche cosa rispondere, quindi vedi, questo aiuta anche il fatto di stare tutti vicini, come siete voi là che non vi siete voluti mettere da questa parte, dobbiamo anche svelarlo, questo aiuta a diminuire le distanze. No, ricordando che non è che rimaniamo tra di noi, siamo in diretta su intacalabria.it, Radio Studio 95, quindi radio, e Telemerito, canale 625, il digitale terrestre, e nei prossimi giorni saremo anche in replica naturalmente su questi canali, quindi ci sarà possibilità anche per chi non vi ha visto, non vi ha sentito, di potervi rivedere, quindi ci sono tutte le possibilità per ricordare a tutti che il Futsal Merito Calcio 5 femminile è una squadra di Serie A. Non soltanto in campo, ma anche davanti agli schermi. Cioè, questa sembrava preparata, invece no. Mister, la domanda che ormai faccio a tutti, obiettivi futuri? Sei riconfermato, hai vinto, quindi sei riconfermato, quindi non come le ragazze. No, l'obiettivo futuro è intanto poter disputare il campionato di Serie A nel migliore dei modi. L'obiettivo per quanto riguarda me e la squadra è quello di una salvezza tranquilla. Quello, cioè, se noi riusciamo a raggiungere una salvezza tranquilla è come se come aver vinto nuovamente il campionato. E infatti su quel messaggio la Oliveri si scherza. Già ha capito che hai sgamato questa persona e quindi si mette le mani avanti. Elena, quanti gol hai fatto quest'anno? Te li ricordi? Erano talmente tanti che non... No, non me li ricordo. Tanti, erano in doppia cifra sicuro, perché da 2, 3, 4 a partita, quindi si arriva subito a un paio. Tu che obiettivi hai per il prossimo anno? Anche a livello di gol, vuoi fissare una cifra? No, basta... A 50 fermati. Va bene. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? No, è continuare a giocare a calcio sicuro e cercare di vincere con il merito naturalmente. Fare il meglio possibile. Ok, grazie. Ci abbiamo fatto, non ti faccio più domande per questa sera. Grazie. Valeria, tu? L'ho già detto prima. Ripetiamo, magari le persone sono collegate soltanto adesso, quindi niente, io spero di continuare a giocare, spero che il mister mi faccia giocare. Questo dipende anche da te. Sicuramente, soprattutto anche dal mio preparatore. E niente, spero di che ci sia, ripeto, nuovamente Tonino e di continuare a migliorare sempre di più. Adriana, tu che hai avuto anche il messaggio... Spero che c'è ancora Davide. No, cioè, se non succede niente facendo due scongiuri, Davide. No. Basta, speriamo che rimaniamo in Serie A. Ok. Monia. Ora non fa più caldo, quindi hanno le battute per cui non sei più rossa ora. No, perché vi devi. Ah, vi devi, quindi ok. Tu obiettivo, tu di giocare anche in porta, che ti manca forse solo quel ruolo. No, questo non lo faccio perché evito. Però obiettivi personali ora... No, niente, cercherò di migliorare sempre di più, Grande. Perché già sta andando bene, vero? Sì. Okay. Sì. Te l'ho sempre detto, quindi... niente,
e basta. No, perché da come si diceva prima sembra che veramente io l'ho detto. Migliorare. No, no, abbiamo detto che tu sei un jolly, che giochi in tutti i ruoli, che da una parte è buono perché dici giochi, dall'altra parte devi aspettare il momento in cui ti serve qualcuno per giocare. No, però dici oggi dove gioco? E oggi gioco a destra, domani non gioco si a destra. Non si sa. In base a come è arrabbiato il mister. Esatto. Ok. Veterana. Niente, per il prossimo anno, insomma, cerchiamo. Tu non sei tesa che è mezz'ora che quando parli. Per niente. Cercheremo di impegnarci ancora di più di quello che abbiamo fatto fino adesso. Allenandovi già 6 giorni su 7. Perché incominciando da metà agosto, no? Forse prima. Prima forse di fare agosto. Intorno al 6-7 bisogna iniziare. Vedremo. Anche perché, insomma, ci confronteremo con realtà diverse, quindi cercheremo di arrivare preparati. È l'ultima volta. Niente, per un altro anno io appendo le scarpette. No, scherzo. E niente, seguirò di nuovo la squadra. Come sempre, la giocatrice. Ma soprattutto riuscite ad avere, già quest'anno sarà stato difficile avere vita privata col mister. Sabato sera che non esisteva. Soprattutto perché la sera mandava messaggi per vedere a che ora l'orario si passava. Sì, ma non svelare queste cose. Ma voi dovete fare una cosa, come so che succede. Spegnete WhatsApp. Che no, guarda l'orario. L'ultimo accesso, questo è il problema. Lui, spegnete WhatsApp quando uscite. Infatti, vedi, Monia, io lui controlla. A me sì. Che scheda. Poi il giorno dopo ti fa: a che ora sei andato? Ti vedo un passo in accanto, sono andato a dormire alle 10. No, WhatsApp è ultimo di lunedì. La domanda la mattina. Vi leggo gli ultimi due messaggi e poi naturalmente andiamo, perché sennò poi prendete gusto veramente e dobbiamo continuare all'infinito. La più forte, Agostino e Monia naturalmente. Grazie. Ok. Noi naturalmente ringraziamo voi, ringraziamo i dirigenti che sono stati qui questa sera e vi facciamo ancora i complimenti sia a livello personale che come Inta Calabria, Radio Studio 95 e Telemerito del risultato ottenuto. Quest'anno è stato difficile, come tutti ben sapete, sia per quanto riguarda gli avversari, che è normale che ci sono, perché sennò non ci sarebbe gusto, che per i problemi logistici. Un altro anno sarà ancora più difficile, anche perché saranno molte le trasferte che dovete fare fuori dalla Calabria, e quindi il vostro tempo, il tempo a disposizione per le vostre cose sarà quasi minimo, se non impossibile. Divertitevi prima dell'inizio della preparazione, poi il prossimo tempo libero ce l'avrete forse nelle festività natalizie e quelle pasquali, perché neanche, quindi divertitevi in questi giorni, quindi bevete, mangiate, andate a mare finché potete. Noi, a parte gli scherzi, ci siamo divertiti e ci è piaciuto di fare questa puntata straordinaria e speciale per voi, come avevamo detto quando ci siamo visti l'ultima volta con Davide e col presidente Laganà. La speranza è quella di vi vedremo in Serie A, di vedervi tra le protagoniste della prossima stagione, nella speranza anche di vedervi sia io che gli altri qui a Merito Porto Salvo a giocare davanti al vostro pubblico, che non sarebbe una cosa facile, così sarebbe una cosa bellissima. Così oltre al fan club di Serena magari saranno tanti altri fan club che nasceranno partendo da Sant'Ilario per partire da tutte le parti, ogni paese avrà un fan club per voi. Ragazzi, grazie ancora, ringraziamo tutti voi che siete stati presenti, i dirigenti e la mamma di Pamela che vi segue e che sicuramente ha fame, grazie, perché sono che è tardi. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito. Naturalmente l'appuntamento sarà dopo l'estate. Ora andiamo finalmente a mare. Divertitevi anche voi finché lo potete. Grazie ancora al Futsal Medio Calcio 5 femminile. Grazie, una squadra, ricordiamo, una squadra di Serie A. Buonanotte a tutti, arrivederci. Ciao. Radio Studio 95, Inta Calabria, e Telemerito, Inta Calabria Sport. Tutto sul calcio calabrese, news, approfondimenti e altro. Telemerito, canale 632 del digitale terrestre.